Buonasera, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Turismo e cultura. Questo è l'argomento che questa sera metteremo sotto la lente di ingrandimento delle telecamere in questo studio, anche perché sempre di più frequentemente abbiamo ascoltato e letto anche in questi ultimi tempi del rapporto fra turismo e proposta offerta culturale, circostanza che assume maggiore evidenza quando poi... Turisticamente parlando ci sono dei fatti, degli accadimenti un po' particolari. Mi riferisco alla recente stagione estiva, condizionata come tutti abbiamo conosciuto non poco dal fattore meteorologico. Ma prima di andare oltre vi presento i miei autorevoli e cortesi ospiti, che tutti quanti fra l'altro li ringrazio, alla mia destra l'assessore provinciale alla cultura Tiziano Mellarini, Buonasera. accanto a lui. Eh, Ilaria Vescovi, imprenditrice e presidente del MART, grazie di essere con noi, qui alla mia sinistra Michele Lanzinger che è il direttore del Muse e accanto a lui Francesca Maffei che è presidente dei giovani albergatori in Trentino, vicepresidente a livello nazionale sempre dei giovani albergatori. Imprenditrice del settore alberghiero e perché no aggiungiamo anche di recente chiamata all'interno del Consiglio di Amministrazione Buonasera. del Muse Buonasera. e quindi Paolo Manfrini, amministratore unico di Trentino Buonasera. Marketing. Buonasera. Grazie. Allora, Assessore Mellarini, eh, una battuta. Io ho parlato della stagione estiva recente che abbiamo lasciato alle spalle, speriamo che si avvicini in fretta quella invernale con buone condizioni meteorologiche, ma lo dicevo perché il bilancio turistico di questa stagione turistica estiva ha pagato dazio no? per quanto riguarda il tempo meteorologico. Il dottor Manfini mi corregga se pronuncio due dati che sono quelli di un meno... 3,5 negli arrivi e un 4,5 nelle presenze. Oddio, io personalmente aggiungo che avendo seguito quella stagione, diciamo anche che sostanzialmente i danni sono stati un po' contenuti perché io credo che di settimana in settimana eh, si preannunciava evidentemente ben altro orizzonte. Ma. Proprio per questo aggiungo che probabilmente la variante anche dell'offerta culturale ha influito positivamente, quantomeno sul dato della permanenza. Però, però io credo che il metodo c'entra fino a un certo punto, perché se mettiamo in rete per l'appunto il valore del nostro territorio culturale, Muse, Marte, Castello del Buon Consiglio, ma non solo. Eh, assessore Melanini, io ho letto un'ultima indagine dell'Istat che attribuisce al Trentino, assegna al Trentino 88 siti museali e ovviamente non solo. Quindi ciò vuol dire che questo significa, questa rete, un valore aggiunto. È così? Ma i dati di, di questa estate sono dati che confermano la valenza eh, culturale nel, nel contenitore turistico e non solo, in un Trentino. E che vuole affermarsi eh, a livello internazionale non solo sul suo core business che eh, è il paesaggio e l'ambiente ma anche eh, sul, sull'offerta culturale, un'offerta culturale ampia, varia, che pone interesse a tante persone e credo che i risultati che sono ancora in corso perché non si è chiusa eh, direi la, la, la continua presenza all'interno delle istituzioni culturali testimonia che le scelte che sono state fatte a livello amministrativo, a livello politico di qualche anno fa, oggi stanno ripagando, direi, per la, i termini di presenze, ma soprattutto dell'interesse che viene rivolto al Trentino, sia su scala nazionale, ma anche su scala internazionale. E in questo, per completare questo riferimento, completarlo dal punto di vista della valenza mh, con, eh, rispetto anche ai dati, no? chiamo in causa rapidissimamente anche il eh, dottor Manfrini, eh, nel senso che mh, ormai lo diciamo spesso anche nel corso di queste trasmissioni parlando di diversi profili che interessano il turismo, noi siamo di fronte a un turista che sceglie la destinazione della vacanza in funzione delle motivazioni. Eh, non solo quindi dove andare, più curioso, più mobile, meno fedele, fra l'altro è più internazionale e a proposito, fra l'altro, di cultura, di offerta culturale, questo è un dato non reputo secondario. Di conseguenza la centralità delle cosiddette alleanze di territorio, no? eh, paesaggi, patrimonio turistico, Patrimonio artistico, culturale, cibo: rappresentano dei eh, valori aggiunti. Lo sono, io penso e le chiedo, anche per quanto riguarda eh, la vacanza e l'ospitalità più tradizionale. Quando parliamo di stagione invernale, è chiaro che il riferimento sono i demani scistici, e per quanto riguarda la stagione turistica estiva, è chiaro che è la montagna. Però, sempre di più. Questi elementi? Assolutamente, offerte. certo, ma anche perché poi la provincia eh, insomma sulla cultura attraverso in particolare alcune eccellenze come il Martin, il Muse, ma non solo, i Festival, eh, tutta un'altra serie anche di istituzioni di attività ha investito molto, ha investito molto e quindi è giusto che questo investimento poi abbia dei, dei ritorni economici no? e quindi si, si innesti e si riverberi anche sulla, sulla frequentazione turistica. Eh, anche perché noi come Trentino siamo al, al, al centro di una macroarea di, macro eh, eh, di, di, di 350-300 km circa di raggio, quindi raggiungibile da da tutti i punti in tre ore di macchina sostanzialmente, una macroarea che comprende una parte italiana, quindi Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, no? ma una parte anche estera, quindi Austria, Svizzera, Baviera, ed è una macroarea di, 30 milioni di abitanti, più di 30 milioni di abitanti con il reddito più alto d'Europa. Allora, rispe... no, noi dobbiamo porci eh, turisticamente, culturalmente, in rapporto a questa macroarea. No, e capire perché, eh, eh, ad esempio, eh, rispetto a questa macroarea e rispetto a una internazionalizzazione sempre più necessaria nel, tu nel turismo trentino, per esempio gli, asp gli aspetti culturali, l'offerta culturale è ancora poco frequentata. Noi abbiamo eh, dei dati che forse vale la pena insomma, di, di approfondire su cui, eh, su cui riflettere, per cui la frequentazione di, eh, di turisti esteri no? eh, sia al MART che al Muse non supera il 4%. Eh, io credo che la cosa valga anche per tutta un'altra serie di nostre istituzioni culturali. Su questo vale la pena attrezzarci costruendo un prodotto culturale ed un prodotto turistico che siano all'altezza. Di questa macroarea, cioè che eh, riescono a captare no, la domanda che eh, necessariamente c'è, perché su 30 milioni di abitanti non c'è dubbio che il bavarese che ama eh, la, la, la cultura, che ama eh, no, farsi una visita in un museo, che ama vedersi un festival, c'è. No? e magari abbina questa sua propensione, questa sua vocazione anche alla, allo sport all'aria aperta, a una bella sciata. Allora noi dobbiamo essere bravi proprio nel eh, captare questa, questa domanda che c'è, che esiste e che dobbiamo andare a, a cercare. È? sufficientemente vicina, no? E che è vista. sufficientemente vicina. Francesca, eh, tu fra l'altro hai <ride> la fortuna che sei da questa parte del banco perché sei un'imprenditrice alberghiera e quindi ascolti anche i turisti che vengono e sei dall'altra parte perché da poco, come dicevo, sei stata chiamata anche all'interno di uno dei salotti importanti dell'offerta culturale come il Muse. Hai avuto questa sensazione, anche, mi riferisco anche a quest'estate, ma lo dico per un altro aspetto, perché io ho avvertito da più di un operatore che c'è l'esigenza, proprio la luce di questa esperienza, condizionata dal fattore tempo, sia ben chiaro, però l'esigenza di creare questa rete dell'offerta turistica, quell'alleanza in maniera più organica. Ma sicuramente, eh, in realtà questa è una strada che noi abbiamo iniziato a percorrere già da, da tempo perché l'associazione albergatori ricordo, è stata anche una tra le prime eh, a promuovere il binomio turismo e cultura grazie al progetto Musei Castelli che poi ha portato in circa 4 anni quasi 40.000 visitatori soltanto da, grazie a questo progetto, quindi grazie alla partnership instaurata tra ASAT e eh, queste realtà. E, e di fatto, altri 500 albergatori formati, quindi mh, che di fatto sanno che cosa proporre ai loro ospiti, sanno di cosa stanno parlando. Questo è un altro degli scogli che dobbiamo superare. Eh, siamo in work in progress, sicuramente non possiamo. Eh, non essere noi primi ad essere ehm, preparati e formati su qual è l'offerta culturale del Trentino, ma non soltanto per il meteo di quest'estate, ma perché poi in realtà eh, la montagna estiva, che è in, eh, in grande difficoltà come sappiamo, può davvero mh, sfruttare il volano, volano dell'offerta culturale per rilanciarsi, non soltanto poi con eh, l'offerta diretta su, nel, nelle località principali, quindi Trento-Roveretto, ma poi anche delocalizzando questa, questa offerta culturale sul territorio con festival, con eh, rassegne culturali, ma penso a quest'estate i Suoni delle Dolomiti, il Mistero dei Monti che ormai stanno avendo un, un grande successo. Il problema è che non diventano non sono ancora almeno diventati il motivo trainante di vacanza, quindi è un, un di più. Un di più che noi offriamo all'ospite che è già presente sul nostro territorio. Per fare quel passaggio successivo, quindi fare in modo che diventi effettivamente un, un veicolo di attrazione del nostro turista, forse dobbiamo strutturarci in modo più, eh, più organizzato a tutti i livelli. Quindi. Però sarebbe già importante che diventi sempre di più no? un elemento certo. che rafforza la nostra proposta turistica che è legata chiaramente alla montagna. Presidente Vescovi, prenditrice di primo ordine e da poco, perché non è mica molto che è stata chiamata dalla provincia a guidare uno dei eh, luoghi più significativi, il MART. Anche lei, prima di entrare poi a parlare un secondo anche di Mar, le chiedevo una sua valutazione, eh, conosce il Trentino e come lo conosce ovviamente, eh, di questa alleanza insomma fra turismo... Eh, e cultura, e offerta culturale. Fra l'altro credo che vada anche detto no? che qui non è che si mettono in campo, Michele, conflitti eh, mm. fra quello che è sostanzialmente la cultura nel senso più nobile, eh, quindi il suo rapporto che deve avere sempre di più col mondo della scuola, il coinvolgimento con gli esperti, ma dall'altra parte di essere anche un elemento, credo, che aiuta di valenza dal punto di vista dell'economia della nostra provincia. Assolutamente, diciamo che in tempi non sospetti ho sempre... Creduto che il Trentino abbia degli asset, e non mi riferisco evidentemente solo ai nostri musei, ma appunto a livello di territorio, di, di castelli, di bellezze naturali, di industrie che possono tutte quante essere proprio motivo di promozione, di sviluppo e quindi di eh, in qualche modo crescita del valore del nostro territorio. Per quanto riguarda. Mh, i nostri, diciamo, il nostro patrimonio culturale credo che moltissimo lo possa fare proprio il coordinamento, la rete. Il turista eh, che già è in Trentino che comunque viene, ehm, viene diciamo, colpito dalle nostre bellezze non può pensare di venire per una cosa sola, deve venire e poter essere in qualche modo ehm, ospitato in varie attività, <coughs> in varie, ehm, con varie proposte. E faccio un esempio proprio specifico per quanto riguarda il MART. La um, proposta che questa estate abbiamo fatto di eh, valorizzare uno dei nostri più importanti artisti trentini con una manifestazione eh, al Castello di Caldese, che era il suo luogo nativo, però diciamo è in qualche modo fuori dalla uh, nostra sede naturale, ha avuto un successo molto molto importante. Segno che quindi anche le proposte che in qualche modo eh, prendono tutto il territorio come bacino non solo di utenza ma proprio di proposta, secondo me possono essere un motivo di amplificazione della nostra, della nostra mh, attività. E per quanto riguarda eh, invece proprio il MART in senso stretto, eh, io ritengo che assolutamente da soli eh, non si va da nessuna parte. Il MART è un gioiello, è certamente un asset eh, che ha eh, nel, nel, nel proprio core business, l'arte moderna contemporanea, uno dei settori nei quali può fare la propria parte, ma non dimentichiamoci che il MART è, è ricerca, è didattica e quindi è, è rivolto a un pubblico. Eh, interno e anche esterno, che può certamente essere motivo eh, appunto di crescita e di valore per tutto il territorio. Beh, percepito così anche proprio da quel territorio, ma su questo ci voglio ritornare perché una sua prima uscita pubblica recentemente da questo, sotto questo profilo è stata molto chiara di questa alleanza che si deve mettere in campo. E Michele Lanziger, direttore del MUSE, io dico anche mente suggeritore di questo. Che si è dimostrato una, una scommessa non solo vinta, no? vale la pena anche pensare al futuro. Però prima di tutto chiedo anche a te, alla luce dell'esperienza fino ad oggi, vissuta di questa alleanza, insomma, con il la, turismo e la proposta turistica. Fra mi rivolgo a Paolo Manfrini e eh, anche al nostro assessore eh, Mellarini, mi è piaciuta molto, prendo a prestito una tua battuta di un'intervista che ho letto in tempi recenti dove si affermava, dico una cosa che per un certo verso è anche disarmante, insomma tanto è magari scontata, tutto il Trentino è un grande museo. Eh, perché tutto il territorio è pieno di storie da raccontare e da conoscere, insomma, no? e questo è un aspetto che la dice lunga su quello che abbiamo di potenzialità. In ogni caso, Michele, la tua opinione? Beh, questa è una frase che, peraltro, ha fatto su anche il nostro ministro Dario Franceschini: no? che quando parla del territorio italiano e affronta questa sua nuova funzione di creare forti connessioni tra turismo ed economia, e parla di questa distribuzione È chiaro, poi, che oggi stiamo parlando dei musei letti da questa parte c'è un cenno che è stato fatto poc'anzi: no? che la dimensione sociale ed educativa e sono elementi fondamentali, la ragione d'essere dei musei, ma oggi non parliamo di questo, così come l'importanza del rapporto tra la tradizione e l'identità di tutta la componente storica che però si mischia in noi i due musei, Marte e Muse, per certi versi siamo più sul fronte dell'innovazione futuro. Quindi è anche bello riuscire a capire come la dimensione culturale dei musei poi questi elementi riescano a, a, a cogliere assieme. Ecco, quindi è certo, noi eh, adesso siamo in grado, forse anche un po' per questa attitudine di un museo scientifico, a far di conto no? la nostra abitudine di usare un po' i numeri, anche a relazionare. Quindi eh, se, se gradito potremmo anche dare qualche elemento di indicazione, simile. al di là della de questione numerica dei visitatori, no? che comunque sono sì. eh, 550.000 e quindi è eh, eh, un risultato di un'interno. qualche cosa mi credo? al primo anno di attività, dal, diciamo, dall'inaugurazione al primo anno, però mi piace segnalare che ormai siamo entrati nel secondo anno e i numeri tengono, anzi il mese di ottobre è superiore al mese di ottobre dell'anno scorso. Le prenotazioni scolastiche di, di oggi sono superiori alle prenotazioni scolastiche dello stesso giorno dell'anno precedente. Come dire, che eh, la macchina sta funzionando, non è stata una bolla iniziale, poi ci saranno delle curve, non c'è dubbio, però in questo momento questa honeymoon, questa luna di miele con il nuovo museo, sta diventando un buon matrimonio, sta diventando lunga questa cosa, eh, nel senso che il tutto si sta tenendo. E mi piace ricordare questi dati eh, di, eh, di numerici, il 68% arriva da fuori provincia autonoma di Trento, il, 10, il 19% dalla provincia e il 10% da Trento. E non è che i trentini non vengano al Museo, ma il, la percentuale è un indicatore statistico un po' banale e quindi è perché sono tanti gli altri, i nostri visitatori trentini sono pochi. Ma all'interno abbiamo un 35% Veneto, 22% Lombardia, 14% Emilia, però occupa il 4%... De, 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 de degli stranieri però eh, siccome noi si fa molta comunicazione a livello italiano abbiamo, siamo usciti con 1400 ehm, recensioni sui giornali eh, oltre 600 recensioni su, del, del regionali oltre 600 eh, uscite sui giornali nazionali è evidente che questo raccordo che dobbiamo fare per entrare in questa grande opportunità <coughs> del mercato estero non si può fare con l'attività eh, dei, dei singoli musei noi siamo andati sui territori proprio eh, eh, offrendo rapporto ad esempio con gli albergatori la disponibilità dei materiali informativi e ben ce ne colse perché nel mese di agosto l'85% dei visitatori erano turisti in residenza, quindi su eh, il numero consistente dei nostri quasi 50.000 visitatori d'agosto, l'85% erano turisti trentini che hanno colto questa opportunità è una cosa abbastanza interessante non so se posso forse andare un pochino oltre eh, questi dati noi a tutti i visitatori tutti i 500 e passa, abbiamo domandato da dove vieni, con chi sei, perché all'atto della somministrazione del biglietto. Inoltre, grazie proprio alla provincia che ha avviato un percorso, che però un po' si è fermato, spiace, eh, di eh, analisi del comportamento, delle attitudini, dei desideri di comportamento del, dei nostri visitatori, noi abbiamo analizzato il mese di agosto e settembre, quindi abbiamo un dato molto chiaro su eh, con, che, con qualche mezzo sei arrivato, e se sei da solo o sei in gruppo, cosa intendi fare dopo la visita, shopping, ristorazione, visita in ritorno, andare in altri musei, se un motivo di visita specifico, venire a vedere il museo, faceva parte della durata del territorio. E poi anche abbiamo stimato le spese medie che questi eh, visitatori potevano avere, nel senso che se noi avevamo il dato del pernottamento potevamo stimare uno 70 euro per gli hotel. 40 euro per il breakfast, abbiamo fatto tutto questo lavoro, adesso taglio corto no? perché diventa molto noioso, ma con una stima fortemente al ribasso e quindi noi possiamo dire analiticamente, poi questi dati li mettiamo a disposizione, metteremo in rete addirittura i fogli di Excel, quindi sarà possibile modificare il modello di riferimento, un maggiore o uguale all'indotto generato soltanto in, in, in quest'anno per quanto riguarda l'attività del museo. E la cosa, mi piace di eh, presentarla come una novità. Ieri i miei collaboratori sono meravigliosi, hanno lavorato 10 ore e sono venuti fuori con questi dati, quasi dando in, in, così in anteprima il dato di, di ieri sera alle 11 yeah. di sera. E posso andare avanti ancora un attimo? Perché qui stiamo entrando in un altro aspetto rispetto al turismo, è quello del se la cultura genera reddito Chiaro. o meno. Cioè se oggettivamente investire in cultura rende o meno. Quindi ci spostiamo su questa componente. Abbiamo questi dati, se l'assessore mi consente, sono proprio dati di bilancio, quindi sono dati pubblici. Voi ci finanziate con 6 milioni e 500 mila all'anno come finanziamento della provincia di Trento, 4 milioni e mezzo arrivano dalle entrate proprie, biglietti, progetti europei, ricerca, sponsor eccetera, quindi c'è un rapporto 60-40. Quindi c'è un totale diciamo, che entra nella macchina museo. Ma poi a me piace pensare che questi siano dati del tutto confrontabili o comunque allineabili dopo con il MART di circa 10-11 mila euro. Ne risulta un indotto complessivo di 45 milioni di euro dai 10 milioni di partenza. E, e vorrei precisare molto velocemente, 10 milioni, quindi l'equivalente di quello che mettiamo in gioco è un rapporto diretto, perché c'è una fiscalità che rientra per circa 3 milioni di euro, vale a dire... I soldi che noi riceviamo dalla provincia ritornano sull'erario per un importo di 3 milioni. E poi ci sono l'IRP, eh, IRAP, eccetera. Poi ci sono il, i dati relativamente agli appalti, alle aziende trentine e i dati relativi all'occupazione. Quindi, tanti soldi entrano, quanti poi rientrano sul territorio trentino. Inoltre, c'è il ragionamento che abbiamo fatto prima: di 32 milioni di euro del, del rapporto col territorio. Assessore. È un buon investimento quello del museo. Riusciamo a essere con le situazioni attuali, quindi a scadimento poi diciamo così della macchina i conti non tornano più, un ottimo investimento. Questo è un dato che veramente nei prossimi giorni riusciremo a dare pubblicamente, in, appunto in maniera operabile, secondo la logica dell'open data. 10 milioni sono il, il, il gioco in entrata sulla macchina museo, di cui 6 della provincia e 4 indotti. Uguale o maggiore 45 milioni di euro quelli che sono contati sulla base del consumo del, dei nostri dittatori. Io credo che è interessante, è bene che Michele si sia soffermato un momento in più su questo, e credo che sia un dato poi anche da da poter rendere più diffuso di verifica per capire quali sono evidentemente i costi della parte e anche le ricadute. E chiedo una battuta all'assessore Mellarini perché una delle cose che l'assessore Mellarini ha fatto già da precedentemente, no, Tiziano, da assessore al turismo. E quindi oggi, ancora combinando anche la competenza che tu hai accanto alla cultura, fra le altre cose, anche dello sport, è stato le ricadute, è sempre stato quello di presentare alla nostra comunità quelli che sono le ricadute che derivano da questi investimenti, da queste sinergie. Cosa ti pare di questa. Ma sono dati che danno ragione agli investimenti fatti, ad una progettualità che guarda al futuro forse criticata in alcuni momenti, anche in queste giornate, lo dobbiamo dire perché le cose vanno dette, però eh, quanto ha eh, evidenziato il direttore Lanzinger, che voglio ringraziare insieme ai suoi collaboratori, questa è stata l'occasione, naturalmente testimoniano il valore della cultura. E una riconferma proprio in questi giorni, eh, ancora in corso a Napoli, il forum europeo per il turismo che ha come elemento cardine il rapporto con la cultura. E proprio nell'incontro che abbiamo avuto col ministro Franceschini, che, che ha questa abbinata eh, beni culturali e turismo, cosa che era stata affidata a suo tempo anche all'allora vicepresidente del Consiglio e ministro, ministro Ruttelli, gli investimenti che le regioni e i territori devono rivolgere alla cultura non solo sugli aspetti monumentali, sulla storia, su quelli che sono i beni architettonici, ma soprattutto anche guardare il futuro, cioè costruire qualcosa che porti la cultura ad essere volano di economia, questi sono dati, e io con orgoglio naturalmente ho ben evidenziato il valore del Museo della Scienza in questo, la scelta che è stata fatta con, con il Marte, il recupero, oggi sono investimenti che non danno oggi una risposta che riguarda gli investimenti corposi per quanto riguarda eh, l'evento bellico di cento anni fa, cioè tutto certo. il rapporto delle fortificazioni che non è fino al 2018, ma del 2018 in poi che deve essere fatto comunque un rapporto. Credo che oggi per il Trentino, un Trentino che si è affermato sui scenari internazionali. Con il core business, che è appunto il paesaggio e l'ambiente, ma che ha nella cultura, che ha nell'enogastronomia, che ha nello sport, possa veramente mantenere quella competitività che oggi ha raggiunto. Dobbiamo anche capire che attraverso la cultura possiamo dare una risposta ai giovani che oggi sono alla ricerca di quelle affermazioni professionali che fanno fatica a trovare, ma sono certo che se noi crediamo in questo, ma non solo le istituzioni, perché anche la scelta che ha fatto il ministro Franceschini, quella dell'Arbonus bonus, che dà la possibilità ai privati che andremo a inserire anche noi nella manovra finanziaria con una riduzione del 65% per quanto riguarda l'IRAP, è quella di portare i privati anche ad essere protagonisti in questo. Perché la situazione che vive il nostro, il nostro yeah. paese chiede anche la presenza, la presenza dei, dei privati. Trentino che ha, sì, lo devo dire, se mi permette ancora 30 secondi, nelle, nelle maggiori istituzioni museali, nel Mart, nel Museo, nel Castello Buonconsiglio, nel, nel Museo degli Usi di Costumi eh, San Michele, ma quella ramificazione, si parlava prima di un museo Naturalmente su tutto il territorio, no? eh, quando si parlava per lo sport di Trentino, una palestra a cielo aperto. Anche dal punto di vista tucula, culturale, stiamo eh, riscoprendo alcuni scrigni che credo sono direi, qualcosa che, che ti danno veramente il, il sapore di capire cosa la cultura può dare. Pensiamo alle 838 chiese che sono poste sotto vincolo, 838, i 96 eh, sono musei. E privati, pubblici, e le, i castelli, tutto quello che è l'insieme. Anche questo è le, le palafitte di Fiavele, le, le palafitte, eh, faccio l'esempio della Valle di Ledro, qualche altra, cioè, le, le, gli amici della Valle di Fassa. Non è una ricchezza culturale questa anche che può darci, può darci una risposta. Allora qui bisogna anche però condividere quello che è un progetto, mettere in rete quello che è anche una scelta dal punto di vista politico e culturale, e questo sia un aspetto di negatività che vogliamo trasferire in termini positivi, di ridurre quella frammentazione, frammentazione. che oggi c'è sul nostro territorio, che possa dare veramente una significativa risposta. E la premessa, mi pare, di aver letto nelle linee guida, assessore, che tu hai presentato recentemente, sul quale ritornerò fra un secondo. Eh, io credo, eh, Paolo e anche gli altri amici, che questi dati, che ha molto riassunto Michele. Eh, bisogna renderli noti, ma per eh, ragionare, perché, fra l'altro, in questa alleanza con il turismo, mi riferisco sempre anche per un secondo a Paolo Manfrini, a, a, a Francesca Maffei, vuol dire mh, eh, tenere conto del potenziale, lì dentro si può esaminare, mi pare di capire quanti sono i visitatori che vengono anche perché sono qui in soggiorno turistico e quindi fanno o chi viene per una scelta viceversa proprio finalizzata. E se teniamo conto che in Trentino abbiamo 30 milioni di presenze e 5 milioni di arrivi. Eh, ci... Certo, no, può, dopo. non c'è dubbio che, che, che è giusto insomma, fare un'analisi anche e dare i dati sulle ricadute economiche della, della cultura, cioè sulla cultura che genera indotto, che genera ricadute, che, che diventa non un costo, ma diventa una risorsa anche dal punto di vista economico. No? Però credo che bisogna fare anche tenere presente anche del bilancio, chiamiamolo sociale della cultura, no? cioè nel senso che la cultura detto molto in sintesi, no? è, è anche quell'area quell che fa da laboratorio di creatività, di, 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 di immaginazione, no? e, 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 e questo è, è fondamentale per una, per, per, per tutti, ovviamente, ma a maggior ragione per una comunità come la nostra. Guarda, c'è una, una, una frase molto bella che, che, che Shakespeare mette in bocca al suo Amleto: no? e Amleto dice: Posso immaginarmi il Signore del Mondo? pur rimanendo rinchiuso in un guscio di noce. No? È una frase molto bella, secondo me, no? perché noi viviamo in un guscio di noce. Il Trentino è un guscio di noce, no? come lo sono altre comunità, no? è un guscio di noce, però pure all'interno di questo guscio di noce, noi con, una, con la creatività, con l'immaginazione, possiamo veramente metterci in contatto col mondo che sta fuori, no? aiutati anche dalle nuove tecnologie ovviamente, cioè possiamo veramente, eh, eh, come dire, farci un'idea, darci un'idea di mondo, interpretare il mondo e quindi saperlo affrontare. Io credo che le nuove generazioni del Trentino hanno bisogno soprattutto di questo e, da questo, e su questo la, la, eh, in questo la cultura diventa uno strumento fondamentale. Assolutamente credo che si debba condividere. Eh, Presidente Vescovi, lei presiede un guscio di noce molto importante come il Mart. Sì. E, entriamo per un secondo, insomma, anche se ovviamente si dovrebbe dedicare una trasmissione e non è sufficiente nemmeno quella. Dicevo prima che ho letto la prima sua uscita pubblica con grande interesse tanto per l'equilibrio e la paccatezza che l'ha sempre contraddistinta, eh, anche in altri ruoli di altissima responsabilità. E sostanzialmente ha sintetizzato: io devo propormi, insomma, dico io insieme al suo consiglio di amministrazione, far quadrare i bilanci. In questi tempi, poi Dio eh, ci conservi, sì. tenere i rapporti internazionali e poi garantire il collegamento con il territorio. E fra l'altro, aggiungeva che l'aspetto territoriale e internazionale vanno di pari passo: il MART fa parte di un contesto territoriale che deve essere promosso nella sua unitarietà. E mi fermo qui, perché a me è parso già una linea di azione, di comportamento. <coughs> sì, aggiungo che tra dire e fare poi c'è cioè di mezzo, insomma, però ce la metteremo certamente tutta, eh, anche perché la prima parte, e cioè le, le risorse, eh, dipendono anche da noi e su questo ci stiamo impegnando nel senso che credo che comunque un museo come il Mart e quindi con una reputazione, una valenza internazionale già acquisita possa e debba in qualche modo intercettare delle risorse che eh, sono provengono non solo dal territorio, ma anche eh, da altri altri mondi e, e che che possano in qualche modo credere nel, in, nostra, in questo nostro gioiello. Per quanto riguarda il rapporto internazionale e territoriale, beh, io credo che vadano di pari passo per il semplice fatto che eh, qualsiasi istituzione non può prescindere dalla, in qualche modo dal eh, sostegno e dal... Amore, possiamo dire che il territorio li riconosce, perché un territorio eh, deve eh, credere nelle proprie istituzioni e il Mart forse in questi ultimi anni ha sofferto di una certa lontananza, non ha saputo forse eh, proporsi, non ha saputo farsi conoscere, non ha saputo farsi apprezzare per tutto quello che eh, può dare. Perché come dicevo prima, ma ci tengo a sottolinearlo, il MART non è solo esposizioni, il MART è eh, un archivio eh, del Novecento che è riconosciuto come uno dei più importanti a livello europeo, è eh, una biblioteca, è un'attività didattica che all'anno eh, intercetta quasi 60.000 persone di ogni età, quindi dai, dai bambini. Eh, Pensiamo, qual è la prima cosa che un bambino fa? Impara a disegnare, ancora prima quasi che a parlare o, a, o certamente a scrivere. Per cui eh, eh, credo che il MART possa essere, da questo punto di vista, una, una, una palestra eh, diciamo, molto importante. Invece a livello internazionale quello starà in noi eh, nel valorizzare le relazioni che già ci sono con i più importanti eh, musei eh, al mondo ma soprattutto andare a intercettare quelli eh, che ancora non ci conoscono nei paesi emergenti, in questo momento eh, i paesi dell'Est o la Cina o ehm, diciamo la Russia eh, io sono stata quest'estate in Azerbaigian e ho trovato un interesse eh, fortissimo per quanto riguarda proprio la volontà di instaurare collegamenti, partnership, eh, collaborazioni e quindi questo non potrà che favorire anche la ricaduta turistica, perché comunque la conoscenza, la promozione di un patrimonio, poi in qualche modo eh, fa sì che eh, le, le relazioni si amplino e eh, che quindi il Trentino certo. e, e non solo il Marte vengano in qualche modo conosciuti il più, nel modo più importante possibile. Eh, se posso chiederle, il 2015 ci aspetta che cosa? Innanzitutto voglio dire un, un avvenimento abbiamo letto insomma no, di Beh, allora teniamo mostra. conto che uh, adesso abbiamo questa um, importantissima mostra uh, che celebra il centenario della prima guerra mondiale che durerà un anno quindi diciamo fino a settembre 2015 uh, il secondo piano del MART, uh, parliamo di 3.000 metri quadri quindi una superficie dedicata molto importante è appunto dedicato a questa esposizione. Al primo piano eh, abbiamo in questo momento due mostre che mh, finiranno verso febbraio e poi vorremmo in qualche modo eh, proporre eh, sia la valorizzazione della nostra collezione permanente, che è una collezione che conta complessivamente quasi 30.000 opere, eh, diciamo. Tra le più importanti per quanto riguarda il Novecento italiano a livello appunto europeo, e quindi vorremmo riproporre la nostra collezione, però con degli inserimenti di eh, altissimo livello e anche devo dire di grande sorpresa che però non posso anticipare. Vabbè, non anticipo <ride> con noi. Eh, no, Faceva riferimento, eh, Assessore Mellarini, alla, e lo hai detto anche tu. a... ...questa celebrazione dei cento anni dalla prima guerra mondiale, insomma, no? teniamo conto che fra l'altro questa è una terra nella quale correva da est a ovest la linea del fronte, insomma, fra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico e sappiamo quanti siti che ci sono, tra l'altro a questo proposito mi viene, mi sovviene in mente di aver letto che in Francia, due anni già prima del centenario a Meaux, mi pare, a pochi chilometri da Parigi... È stato inaugurato il Museo della Guerra, questo qui ha eh, milioni di visitatori, fra l'altro che lasciano lì 6 euro a testa chi è escursionista e oltre 90 euro per chi soggiorna anche negli hotel, a dimostrazione anche qui della ricaduta. Mi, su questo, però, volevo sentire anche Francesca che il mondo lo gira, insomma, e quindi. Il mondo viene anche da noi, per fortuna. Ma eh, io mi ricollego a quello che si diceva prima nell'ottica sempre della massimizzazione dell'indotto che poi è di fatto è eh, l'obiettivo anche un po' principe di tutto il distretto della cultura del Trentino, quindi la ricaduta sociale sul territorio e mi riferisco alle possibili collaborazioni col comparto ricettivo mh, trovandomi in questa veste. Eh, credo che le sfide che ci possiamo porre a breve termine, abbastanza concrete ed immediate, possano essere due su due fronti, quindi con una logica win-win tra... Eh, albergatori e, eh, e mu musei e castelli del Trentino. Da un lato convertire in pernottamenti quei famosi 30 milioni di cui si parlava prima del, del, del raggio di, delle tre ore di macchina, perché ci dobbiamo chiedere perché uno de deve venire, andare in giornata quando c'è così tanto poi da vedere, da visitare e, e un'offerta ricettiva di livello come quella che abbiamo noi. Quindi questo è, uno, è, è il passo che si può compiere dal lato eh, del mondo cultura, da parte del mondo alberghiero invece noi possiamo davvero essere, visto che si parla tanto di internazionalizzare poi la nostra offerta culturale e i dati ci dicono che di fatto ad oggi eh, gli ingressi stranieri sono veramente una percentuale minima. Che, che contrasta poi con eh, quello che accade nelle nostre località di eccellenza, dove invece la parte straniera sta diventando sempre più preponderante, vuoi per la contrazione del mercato interno, ma non solo, perché abbiamo comunque delle bellezze e delle località di eccellenza che sono note in tutto certo. il mondo. Quindi noi possiamo veramente essere, noi parlo come adesso come albergatori, eh, gli ambasciatori dell'offerta dell culturale trentina nel mondo, senza dover andare in giro eh, per il pianeta promuovendo la nostra offerta culturale, cosa che va benissimo, ma naturalmente... Richiede anche delle risorse che non sempre si hanno, invece, a costo praticamente nullo se si dotano i nostri operatori turistici eh, di strumenti di promozione, di conoscenza anche per, durante tutto l'arco invernale, che ricordo è, è la stagione preponderante, ma che di fatto eh, l'offerta culturale eh, durante, cioè, durante questo periodo viene un po' trascurata: nel senso che si, è meno, eh, si hanno meno stimoli nell'invitare l'ospite ad andare, a vedere, eccetera e al, eh, parimenti anche l'offerta culturale di eventi nell'arco invernale è abbastanza risicata, nel senso che abbiamo eh, eventi sportivi e tanto altro, però insomma eh, è più proponente in estate. Quindi veramente sfruttare questi due fronti potrebbe essere interessante, perché se riuscissimo a far conoscere quello che abbiamo sul territorio a tutti i nostri turisti internazionali che già ci sono, eh, metà del lavoro è fatto. Michele Lanziger. Sì, poco da, da, da commentare su questi passaggi perché se questo fu, succede con i nostri eh, ospiti italiani, abbiamo detto l'85%, erano residenti eh, eh, nelle strutture recettive del Trentino e abbiamo dei musei che sono internazionali perché sono trilingue nella interpretazione, nella capacità dei nostri accompagnatori di parlare in inglese e in tedesco, evidentemente c'è un potenziale ancora da esplorare. E anche le iniziative tipo Gascard, eccetera, eh, cioè sono tutte iniziative estremamente utili e positive in questa direzione. E quindi, sull'internazionalizzazione sia nella dimensione dell'advertising che della dimensione del, del lavorare sull'ospitalità, quando i nostri ospiti sono qui, credo che si possa ancora e lavorare bene. Poi eh, in, in verità eh, mi è piaciuto il richiamo alla dimensione sociale e culturale dei musei, perché io l'avevo messo in premessa, se vi ricordate, sì, certo. per noi questo è comunque fondamentale. Certo questo poi non viene esplicitato perché quando noi si fa le serate eh, non si stacca il biglietto, perché diventiamo una macchina invece culturale, ma anche qui per amor del numero noi abbiamo avuto circa 60.000. Eh, cittadini, perché a questo punto parliamo di cittadini o, o, o disponibilità, 45 minuti, un'ora di, di percorrenza, che hanno utilizzato le offerte culturali serali del museo, la presentazione di un libro, eh, un pezzo teatrale, eh, una notte al museo beh, quella forse senza più nella dimensione turistica perché arrivano da tutta Italia per fare questo. E quindi eh, effettivamente è possibile. E, e mettere assieme questo, eh, questo solido dalle diverse facce, una faccia rivolta alla dimensione sociale, partecipativa, alla disabilità e quindi il museo che diventa accessibile a diverse categorie, è aperto anche a delle categorie economiche e sociali marginali, pensiamo ai nuovi arrivi che hanno un rapporto con la nostra cultura europea totalmente diverso della Prima Guerra Mondiale, non sanno di cosa stiamo parlando. Quindi abbiamo anche questo compito sociale effettivamente da portare avanti, poi che so abbiamo anche il nostro compito di ricerca nel caso de, 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 del nostro museo è fondamentale e qui di nuovo si parla di internazionalizzazione perché è ben vero che è un guscetto su un oceano, però eh, le relazioni ormai avvengono eh, veramente a livello planetario. E poi c'è questa componente ultima che si diceva no, del rapporto con la cultura perché riusciamo a dare significato. Oddio, siamo in un periodo di slogan, quindi permettetemi di fare gli ultimi due slogan. Con i dati che vi ho dato, il, attorno al 20 dicembre di quest'anno, Assessore, noi abbiamo restituito al territorio i 70 milioni della costruzione del museo. E Questi sono dati, eh, avremo modo di delle rivedere. Ricadute. Delle ricadute certo. ricadute, certo, quindi questo è assolutamente utilizzabile. E utilizzando il dato della ricerca dell'Università di Trento sui sì, festival, noi possiamo dire che siamo al 90% ogni giorno col Festival dell'Economia in città. Eh, sono slogan, ma sono numeri avremo modo di ritornarci sopra in un altro contesto. Assessore Mellarini, mi pare fra l'altro che tu hai la settimana prossima una conferenza stampa per il suo Dove presenterai dati, questo quadro della piccola, proprio il binomio Turismo Cultura, in cui i direttori dei musei saranno presenti e illustreranno quanto ha evidenziato oggi il direttore Lanzinger. Mi pare molto importante questo. E permettimi una battuta, anche se corriamo verso la fine della trasmissione, mi ritorno per un secondo su quelle linee guida che tu hai presentato, che mi pare che siano il preludio alla presentazione di una legge. Nuova, che eh, rimette mano insomma, per quanto riguarda il eh, sistema provinciale della cultura, perché poi il sistema provinciale della cultura non è che è fatto solo di musei, insomma qui parliamo di biblioteche, eh, scuole musicali, operatori dello spettacolo, no? le federazioni e quant'altro. Ehm, possiamo sintetizzare in due punti, ne hai già accennato, da una parte ci sono momenti di criticità che fra l'altro nelle linee guida tu non nascondi, anzi giustamente no, metti in risalto che è quello eh, chiaramente magari delle sovrapposizioni, della frammentarietà eccetera, ma dove guardiamo anche alla voce punti di forza fra questi fra l'altro troviamo il territorio ad attività turistica di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Eh, la possiamo sintetizzare in due punti, uno di questi è anche quello di dar vita a questa unitarietà dal punto di vista del governo dei musei? Ma è un riordino, non è una nuova, una nuova legge. Eh, I tempi chiedono anche di, di riordinare scelte che sono state fatte qualche anno fa per tanti, per tanti motivi. Quella che eh, principalmente non solo questa, non è l'unico il CDA unico che se, tanto se ne è parlato eh, in questi ultimi mesi eh, prima di, di far approvare anche dalla Commissione consigliare competente in modo unanime, quelle che saranno le linee eh, direi, della politica culturale di questi cinque anni. È quella proprio, lo dicevo prima, di ridurre quella, la frammentazione che c'è oggi sul territorio, di mettere in evidenza in movimento anche le tante potenzialità che ad oggi non sono state valorizzate. E penso, eh, faccio un esempio, ai eh, castelli presenti nella Valle di Non nella valle di Sole, se non si arriva a creare un distretto delle valli del Noce, soprattutto sui castelli, la rete dei castelli, cosa abbiamo meno? delle grandi risultate che sta ottenendo i castelli della Loira da qualche altra parte, siamo in Germania e in Baviera, possiamo naturalmente farlo anche noi su questo. E questo però non è quello che lo fa il singolo, singolo territorio, ma deve essere fatto eh, all'interno di, di, di un progetto che vede in modo unitario, di una valorizzazione, di far capire l'importanza sia di quelli pubblici ma anche di quelli privati, il coinvolgimento dei privati. Pensiamo anche alla presenza di ville sul nostro territorio, che in altre realtà, sia all'interno della nostra nazione che in altre realtà a livello europeo hanno portato dei risultati di grande, di grande interesse. E su questo credo che c'è da, da lavorare. L'altro aspetto importante è quello dell'apertura verso i giovani. Noi dobbiamo dare. Naturalmente, quello spazio, dicevo prima, ai giovani che possano trovare nel, nell'alveo culturale trentino, si parlava prima dell'aspetto sociale, naturalmente, una risposta alle loro aspettative. Forse vale la pena di, di ricordare anche che in questo rapporto eh, cultura-turismo eh, il, il governo provinciale in questi ultimi due anni eh, si è mosso anche mh, velocemente e celermente mettendo in campo appunto una, una, un sistema, la CARD, la Trentino ecco, Gas Card, eh, che ormai è una... Contempla è una card, anche questo. Ah, assolutamente, la, la maggior parte delle, eh, delle, delle, di quello che un turista può visitare, di cui può godere, di, di cui può fruire è proprio cultura, sono proprio musei, sono proprio festival, sono proprio istituzioni culturali, no? quindi è una card di sistema che dà al turista. Sull'80% ormai dalla data gratuitamente. Viene data gratuitamente. No? Mh, viene data gratuitamente, però stiamo studiando delle formule per cui anche il, non solo l'operatore, ma anche eh, il, il turista, turista possa, può, possa contribuire. Però queste le eh, esamineremo in prospettiva, insomma, dobbiamo discuterne con gli operatori, con le categorie. No? Però è una, una card di sistema che veramente dà la possibilità al turista. Italiano, estero, no? Eh, Sull'80% del territorio e la prospettiva per il 2015 è di arrivare al 100% del territorio. Di fruire proprio di tutta una serie di servizi di carattere culturale, quindi di entrare nei musei, di, di, di visitare, di conoscere le eccellenze culturali e artistiche del Trentino, oltre naturalmente a potersi muovere gratuitamente no, su tutto il territorio provinciale con, con i mezzi della Trentino Trasporti. Questo conferma il valore, evidentemente, dell'offerta culturale dentro la proposta, ovviamente, del Brexit del trentino e dall'altra parte il fatto eh, che si mette in rete insomma quello che veniva detto poco fa si, in si insomma, crea un sistema so sistema è, un ecco, sistema è la parola più, turistico culturale la più questo è eh, volevo rivolgermi ancora per un secondo alla presidente vescovi perché qui se ne è fatto un accenno è un po' anche un affacciarsi ogni tanto nel dibattito nazionale abbiamo parlato del coinvolgimento dei privati no qui, per fortuna la provincia ha avuto attenzione c'è stato anche un tempo insomma, di risorse, non che non ci sia nemmeno oggi, ma insomma, molto più complicato. Questa mh, possibilità insomma, di coinvolgere anche il privato in alcune prospettive, no? Assessore Mellarini, di progetti che riguardano la cultura, io credo che sia un tema, no? molte volte suscita anche qualche contrasto e qualche conflitto, però... insomma. Voglio dire, eh, Melanini è un interista, eh, mi pare. No? Io sono Juventino Chiaro. e anche se De la Valle insomma, ha messo il suo nome al Colosseo, se il Colosseo è il Colosseo vado a vedermelo. Scusate, insomma, se sono un po' banale in questo, come eh, quando vedo alcuni imprenditori, no? penso a quell'imprenditore stilista, se non va bene, Cucinelli si chiama, sì, sì. che ha trasferito addirittura in un borgo. Nella provincia di Perugia, la sua azienda, eh, recuperandolo, mettendo insieme quindi il profitto, ma anche con una dimensione territoriale. È una strada, Presidente Vescovi, lei che è un'imprenditrice, che, che si deve percorrere senza scandalo. Adesso cambio cappello, mi metto, <ride> mi metto quello da imprenditrice. La cosa che mi sento di, di dire è che purtroppo siamo un po' in ritardo, abbiamo sbagliato epoca, nel senso che non, non, è, non è il momento ideale per parlare di questo. Ancorché io lo dica e in qualche modo mi autoconvinca che ci sono delle possibilità e dobbiamo cercare delle possibilità. E non a caso, se lei eh, prima eh, ha fatto caso, ho detto: magari non saranno in ambito locale o nazionale, ma dobbiamo andare a cercarle fuori da qui perché. Eh, Purtroppo insomma, lo sappiamo, il momento in cui stiamo vivendo è un momento molto, molto molto complicato e chiedere a una qualsiasi attività imprenditoriale in questo momento di investire in qualcosa di diverso che non sia la propria attività diventa quasi anacronistico. No? Nel senso che diventa insomma, eh, vuol dire non, non, non capire in che momento stiamo vivendo. Detto questo, ci sono comunque degli ambiti, delle realtà, ripeto, probabilmente più a livello eh, internazionale, perché lì comunque eh, in certi paesi. Eh, le risorse ci sono e c'è eh, interesse a investirle in progetti culturali eh, di, ampio, di ampio livello e devo dire che il MART da questo punto di vista si pone già come un interlocutore privilegiato perché il MART ha ottenuto appunto una reputazione a livello internazionale molto importante e quindi certamente bisogna farlo, certamente eh, siamo ben eh, come dire, concentrati su questo obiettivo e è una delle nostre priorità. Mi permetta solo di aggiungere una piccolissima cosa per quanto riguarda perché un po' la fissa del concetto dell'internazionalizzazione da sempre. Una delle cose principali, però, per promuovere una qualsiasi attività a livello internazionale, è che vogliamo o non vogliamo, sono le lingue. Allora da questo punto di vista il Trentino, non solo <ride> i musei e quindi faccio prima di tutto una sana autocritica, è un pochino in ritardo, eh, perché non tutti i paesi verso i quali vogliamo rivolgerci, perché sono i paesi dove magari i, i flussi finanziari sono un pochino più interessanti, parlano, non dico evidentemente l'italiano, ma alle volte nemmeno l'inglese, per cui muoverci anche a passi veloci verso l'apprendimento e verso anche la diffusione di lingue, eh, insomma un pochino più mh, difficili, il russo, il cinese e via dicendo, eh, almeno nelle didascalie, almeno nella proposta dei siti, almeno nella proposta delle, delle, eh. di quello che noi facciamo all'interno dei musei e nel nostro Trentino, sicuramente è un vantaggio competitivo importante per farci riconoscere e apprezzare. Eh, mi fa dire una cosa in conclusione, mi rivolgo a Paolo Manfrini. Eh, parliamo sempre del ruolo che hanno oggi i social network no? a eh, trasmettere certo. anche proprio perché c'è perché un, una persona, il nostro interlocutore potenziale turista che ormai viaggia per conto suo, e questo vale anche in questo rapporto con la proposta eh, da trasmettere culturale? Eh assolutamente sì, eh, noi su questo insieme con, con, con il sistema di promozione turistica territoriale ci stiamo proprio organizzando per. per per crescere, per crescere no, su questo fronte, sui fronti proprio dei social, del web marketing, eh, no, stiamo pensando proprio alla creazione eh, all'interno del territorio di, eh, di gruppi. Di, di persone, di dipendenti delle apt di Trentino Marketing no, che eh, siano proprio espressamente dedicati al, al web marketing e, e a intercettare certo. i turisti attraverso i social. Ovviamente eh, entra dentro, ne, ne, in, questa, in questa attività, anche tutto quello, il tanto che, 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 come dire, che, che è dato dall'offerta culturale trentina complessiva, che, che, che è veramente un tanto importante. Il Museo ha sì, fatto delle interattività tra sì, l'altro. Sì, non avrei dubbi. Eh, noi abbiamo 6 milioni di contatti eh, sì, sì. sul sito web, sì. no? i numeri sono di questa cifra, non, sì. non, non so pensare quali siano i numeri della, della Trentino Marketing. 6 sì, milioni e eh, delle pagine consultate, quindi questo vuol dire che lì ci sono piattaforme da sviluppare, l'aspetto la multi, multilingue. Fino a qualche anno fa ci saremmo interrogati su quante linee di testo appiccicare sui muri, e oggi, proprio grazie ai progetti che con la provincia stiamo sviluppando, Trento Rise eccetera. E chiunque abbia uno smartphone, oppure trova all'ingresso un, un tablet e clicca la lingua che desidera. Certo, è proprio con la Presidente stiamo ragionando come far sì di coinvolgere delle strutture, che si citava, ad esempio l'università, eccetera, per creare un panorama molto ampio, almeno del livello alto dell'informazione. Poi il dettaglio specialistico, beh, lo specialista l'inglese lo parla. A livello alto deve essere assolutamente disposto secondo questa moltiplicità di lingue che rispettano certo. peraltro delle strategie che non facciamo solo noi ci mancherebbe altro ma fa parte di questa concertazione. Cioè, Quindi da questo punto di proprio vista. Proprio con, con degli insider di madrelingua, eh, nei prossimi mesi saranno operativi, che eh, quotidianamente eh, proprio eh, navigano all'interno certo, dei social, sì. creano dei social hub in cui le proposte complessive turistiche, culturali, gastronomiche sportive del Trentino. No, abbiano, abbiano risalto e intercettano quella che, è la, quella che è la domanda quindi questa, questa è sicuramente la strada L'assessore parlava dei giovani dello sbocco però insomma, questi giovani devono essere mm. giovani qualificati, preparati, preparati. e multilingue Chiaro. perché se non c'è chance Certo, è la sollecitazione che è sempre venuta no? E conosciuti Davvero... anche del territorio tra con... l'altro in questo no, fondamentale poi il social media management di cui si dice, parlava prima quest'estate diciamo che ha avuto una una, una prova del fuoco, nel senso che con la vicenda Orso, in cui noi siamo stati in prima persona sulla, sulla prima linea, dal momento che comunque è sempre cultura faunistica, quindi fa parte comunque, viene inglobato in questo, in questo discorso, eh, ha avuto un po' la prova di quello che vuol dire saper gestire in maniera sinergica, immediata e strutturata un'emergenza di quel tipo e che sta ancora avendo i suoi stracci peraltro. Siamo andati oltre il limite, io eh, ringrazio i nostri telespettatori ma soprattutto se mi permettete penso di interpretare coloro che hanno avuto la cortesia di seguirci di questa bellissima trasmissione di oggi, uno spaccato di questa alleanza fra turismo e cultura molto importante, grazie Assessore Mellarini, grazie sì. Presidente grazie. Vescovi, grazie, grazie a Michele Lanziger, a Francesca Maffei e a Paolo Manfrini. Grazie. grazie molte e alla prossima. nella salvaguardia dell'acqua come bene comune e nella gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. SEA rappresenta oggi una realtà leader nel mercato grazie all'innovazione e alla costante ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. SEA, soluzioni esperte per l'uomo e l'ambiente. Ci sono fatti che raccontano il nostro contributo allo sviluppo della nostra terra. Ci sono segni che raccontano la nostra voglia di innovare, con idee nuove per sfidare il futuro. Ci sono segni che raccontano la voglia di crescere delle imprese e il nostro impegno concreto per sostenerle. Medio credito, da oltre 50 anni, promotori di sviluppo. La nostra idea di energia è la stessa che hai in mente tu. 30. Energia senza sorprese. I consorzi BIM del Trentino. Vicini al territorio e alla gente. Sciare in libertà nelle località più belle del Trentino? Schirama Dolomiti Adamello Brenta ti offre la possibilità di scegliere tra 380 km di piste sempre innevate, servite da 150 impianti di risalita in otto diverse stazioni sciistiche. Immergiti nella straordinaria atmosfera delle Dolomiti del Brenta e regalati la magia di sciare in alta quota fino a primavera inoltrata. Schirama Dolomiti Adamello Brenta. La dolce vita sulla neve. Riva del Garda Fiere Congressi. Congressi, eventi, fiere, a carattere nazionale ed internazionale. Uno spazio di condivisione e confronto tutto da scoprire. www.riva del Garda Ricarica è il prodotto multiuso che fa per te. È una carta prepagata ricaricabile, sicura, pratica e tecnologica. Con Ricarica prelevi gratis in tutti gli sportelli convenzionati, ricarichi il tuo cellulare, acquisti online in completa sicurezza, paghi nei negozi in Italia e all'estero e grazie alla tecnologia contactless non digiti il PIN. Ricarica, non è una cosa sola, sono tante. Muller di Cavit, la qualità ha un colore inconfondibile. dai frutti migliori. Agraria Riva del Garda. Preziosi extravergini, vini selezionati e il meglio dei prodotti tipici locali e trentini da gustare nel nuovo punto vendita a corte del tipico. Un mix tra ruralità e raffinatezza. Qualità ai massimi livelli. Scegli i negozi della cooperazione di consumo. Accoglienza, bontà e convenienza dei prodotti. Negozi a misura di famiglie. Ti aspettiamo in cooperativa.